Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Blood. Siamo arrivati a Hollowed Grounds. Che dire, è un tempio molto molto caratteristico. Qui ci sono due zombie appena entriamo. Avete visto che begli effetti? Il fulmine ha colpito l'albero. Bellissimo. Per questo dico ragazzi, questo gioco è una perla veramente rara, veramente rara. Aia. Questo ha fatto male. Ripetiamo un secondo. Però non posso stare lì a guardare. Devo guardarmi pure negli angoli più dove non potrebbe esserci nessuno. Cavolo, era all'inizio, perciò dicevo. Tiè. Te lo meriti. Ora, questo qui, se premiamo barra, ecco, lo sapevo. Mi sembra che 6 colpi servano a questi qui. Quindi. No? Dai, vai fuoco. Ok. Arrivederci. Magari, ok. Siamo arrivati comunque al tempio di Cheog. Il primo boss, che è un gargoyle di pietra enorme. Ma non è il livello finale questo, eh. Come faccio? Stanno venendo? Ok. La cosa bella è che ve li potete attirare i nemici in Blood se non siete sicuri di come avanzare. È molto utile fare così, eh. Sì. Piano. Madonna, che spavento. Pensavo fosse un altro cultista. Allora. Lì ce n'è un altro. Lo vedete? Facciamo un altro salvataggio qui. No. Ok. Piano, 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 piano. Aspettate, eh. Questi preferisco ammazzarli così perché ho un sacco di colpi per questa pistola e sarebbe un peccato non usarli. Ma quanti colpi ti ci servono? Vanno da 6 a 8 colpi, mamma mia. Ne richiedono veramente tanti. Però mi sembra adesso che a destra ce ne sia qualcun altro, eh. No? Ok. Se uccido questo. Ok, Life Essence. Mi ricordavo bene. Anche dai cadaveri potete prendere i cuori. Ora, prima di andare da qualunque parte, bisogna far fuori questi qui. Vabbè. Però se siete così bastardi. I critici in sto gioco, mamma mia, eh. Ok. Vieni qua, vieni. Vieni qua. No, venite qua. No, non sono io a venire da voi, eh. C'è il cancello davanti. Lo dobbiamo far prima, perché sennò poi ci troviamo in difficoltà dopo. Ma guarda che bastardi. Vabbè. Fanno gli scatti, si abbassano. Ma li vedete, sti nemici? La loro IA era avanzatissima per l'epoca, me lo ricordo. Dai. Fatti vedere. È lì dietro. È dietro quel pilastro. Ma non si fa vedere. Però, se faccio così. No, ci muoio io perché va a finire contro il cancello. Vabbè. Guarda, guarda. Mamma mia, l'ho beccato finalmente. Quello lì con il Tommy Gun, chissà se è ancora vivo lì dietro. Però. Salviamo. E andiamo avanti. Il tempio è un livello molto, 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 molto lungo e bastardo.
Madonna, questo è morto schiacciato dalle porte. E l'avevo detto che poteva morire. Si poteva morire schiacciati dalle porte. Vabbè, guarda quello là in fondo. Dai. Non fare il maledetto. Accidenti. Ok, tutti morti, credo. No? Dai, fatti vedere. Bravo. Ce ne sono altri, anche altri di qua. Sono tantissimi, sono tantissimi. Come funghi sono, eh. Ho fatto un errore a non salvare prima. So che non dovevo, ma almeno in questo modo li togliamo subito di mezzo. Allora, visto che voi siete lì in fondo, credo siano morti entrambi. E visto che tu sei lì in fondo, morto anche lui. Ok, libero. Perfetto. Piano piano. Guarda qua, guarda. Sì, ma con quale cattiveria? Ora c'ho solo 3 di vita. Come faccio? Dovrei usare la valigetta? Dite voi? Ma magari togliamo prima questi qui che sparano di mezzo. Io di solito uso la valigetta quando ne trovo un'altra. Poi anche perché i nemici a volte, vedete, lasciano i cuori. Vi permettono comunque di curarvi. Quello lì come cacchio faccio a beccarlo senza farmi uccidere? Ah, è sceso lui. Oddio. Ah. Anche l'altro lato. No, 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 non dall'inizio. Anche l'altro lato, ovviamente, c'ha i suoi problemi. Come faccio così? È l'unico modo. No. Mamma mia, oh. I cecchini ci abbiamo. Come diavolo faccio qui? Bombe, bombe, giusto, bombe. Questo è andato. E ora... Dai, fatti vedere. Ok. No. Non osare. Lasciatemi stare voi. Ok. Ok. Ci posso stare così. Ci posso stare così. Però adesso dovete morire. Cavolo, è come risolvere un puzzle questo gioco. Andata. Ora se no. Ok. Ok, non volevo saltare così, no. Ci sarà pure un modo per salire lì sopra, vero? E vabbè, ce n'era un altro lì sopra. Ma che cavolo. Sono immortali sti cosi. E ovviamente io sono scemo perché non ho salvato. Vabbè. Questo livello mi sta facendo incazzare, ve lo dico, Ma vaffanbagno, non è possibile però. Così no. Ma questo qui con il Tommy Gun è assurdo. Cioè, è assurdo proprio. Appena ti vede muori,
Sì, ma quanti? Da dove sono usciti gli altri? Mamma mia. La cattiveria di sta mappa. E sono ancora all'inizio. Eh sì. Guarda quello dove si è nascosto. 3, 2, 1. Olè. Così impari a nasconderti dietro le cose. Madonna santa. Ma è impossibile. È impossibile così però. Uno vuole avere tutta la pazienza di questo mondo però. Mamma mia. Dai, scendi. No, no, che cosa sto facendo? Devo sparare con questo, contro questo. Dove sta? Poi questo che decide a caso di scendere. Olè, finalmente sei sceso. Che dici? Vuoi andare a fuoco? Ti ho riempito di colpi. E dai. Olè. E ora chi si dimentica più? Salviamo. Allora, abbiamo visto da prima che qui sopra c'è un altro tipo. Ecco. Meglio. Allora, prima di tutto, io volevo vedere qui sopra dove si va. E se è possibile arrivarci in un altro modo. Forse sì. Ah, qui si arriva forse dopo. Sì, credo che stiamo facendo cose che dovremmo fare dopo. Mentre invece di qua... Niente, c'erano solo colpi. Però oh, i colpi sono utili. Allora. Detto questo, qui serve la chiave del teschio. E qui serve la chiave della luna. Ah. E quelli come caspita si raggiungono? Qui bonus? Se non avete il salto? Si possono raggiungere da dopo? Ok. Sì, credo si possano raggiungere dopo. Ok. E questo invece? Sempre dopo, ok. Però facendo così abbiamo liberato un pochino la mappa, dai. Che fatica, che fatica. Qui mi ricordo che succede. Quel muro rosso si apre in fondo ed escono un sacco di zombie. Quindi 3, 2, 1. Come cavolo avete fatto a sopravvivere in 5 e solo uno è morto? Non ha funzionato. Però oh, sempre uno ne uccide. Oh. Mamma mia. E ho capito tutto però. Così era troppo. Allora adesso risalendo di qua, vedete, si poteva raggiungere il medikit. Il medikit noi ce l'abbiamo ancora. Eh sì. Questa era la... Ah, questa era la stanza di proiettili. Vero. Dobbiamo far così. Corri, corri, corri. Corri. Ah no, non è qua. Dove cacchio è? Ce n'era qui i proiettili. No? Sto confondendo io? Sto confondendo io. Sto confondendo io. Perfetto. Ok. Ora, sui lati, come avete potuto vedere, ce ne sono parecchi. Dobbiamo cercare di triggerarli senza farci male. Impossibile. Cioè, sono entrato 3 secondi. Da 84 sono sceso a 61 di vita. Dai. Eh sì, ci sono anche i suddetti... Gargoyle. T
Te non mi freghi, altra statua. Te sei un gargoyle pure te, vero? Scopriamole insieme dopo. Intanto facciamo fuori prima questo. Allora, qui non si va da nessuna parte. Lo sapevo, lo sapevo. Lo sapevo. Come poteva non essere un gargoyle questo? Era una stanza piena di nemici. E ce n'è un altro qui dentro. Capite quanto è difficile sto gioco? Perciò ci sto mettendo tanto a completare le mappe, perché è veramente infame. Ok. Ed è andato anche questo. Detto questo, il Napalm Launcher l'abbiamo preso, finalmente. E lo so, dite, ma il launcher oggi perché non lo usi? Serve negli ultimi livelli, questo non è l'ultimo livello. Piano. Guarda lì, guarda, guarda lì. Convinti proprio, eh. Ah, già. La bomba in acqua esplode. Come facciamo allora? Credo siano morti. Spero. Ok. In fondo. Ok. L'invasione degli astromostri, che è qua? E allora saliamo di qua. Sì, qua è dove dobbiamo andare, però un secondo, eh. Uno è andato. Vabbè. Se non scendo loro non si muovono, giustamente. Ma non può andare a fuoco sott'acqua. Anche se l'ho beccato. O sbaglio. Come faccio ad ucciderli con il forcone? Perché purtroppo questi contano come uccisioni. Dai. Però che infami che siete, eh. Ok. Credo siano andati. Ottimo. Qui c'è un dialogo con Chernobog, quindi... Chernobog ha letteralmente detto: saprai cosa fare quando arriverà il momento. Il momento di cosa? Direte voi. Questo è, lo scoprirete fra poco. Allora, abbiamo la chiave del teschio. La chiave del teschio era questa porta qui. Niente cultisti, vi prego. Oh, l'ho appena di... Ho sbagliato a premere. Ho sbagliato a premere. Vabbè. Oramai il danno è fatto. Cavolo. Sono pericolosamente a corto di munizioni. E la cosa non mi piace per niente. L'avevo ucciso. Come devo fare qui? Non la vedo una buona idea, però. E invece, sembra abbia funzionato.
E ha funzionato anche questo. Stava per esplodermi la bomba in mano, ma comunque. Sì. Olè. Ah. Ho preso il Guns Akimbo, ma non avendo colpi è inutile. Niente, oh. Che devo fare adesso per abbattere questo? Ma ti stai fermo! Oh. Ok. Guarda là quanti ce ne sono là fuori, guarda. È assurdo. Ma quanti ne ho uccisi con un colpo? Meno 3 ne ho uccisi. Ce n'è uno solo lì. Ah no, due. Mi sembra di vedere. Dovevo essere più pronto. 3, 2, 1. E tre. Cavolo, ma chi mi becca? Li becco, però non riesco. Sono difficili. Bravo, Gale, bridi. Questo è stato un bel tiro. Ce n'è ancora un altro. Ma quanti cavolo erano in questo dannato cortile? Muori? Grazie. Ok, 29. Direte voi, ti stai complicando la vita inutilmente perché potresti usare la valigetta. Vero anche quello. Ma siccome la voglio utilizzare alla fine e poi voglio avere di nuovo la valigetta piena, capite bene che il mio piano era un altro. Allora, detto questo, ora siamo dall'altro lato di quel cancello dove c'era questo tipo ancora nascosto dietro il pilastro. Ve lo ricordate? Ecco. Qui si apre il cancello, abbiamo la chiave della luna. E insomma. Qui era dove c'era il gargoyle e qua si può salire. Sì. Mentre invece di qua. Mamma mia, che caspita era lì dentro. Ci starebbe bene una bomba. No? Davvero? Cioè, davvero siete così? Si sono spostati oramai. Morti malissimo entrambi, ok. Questo dove ci porta? Un life seed. Un life seed. Però non posso richiamare poi l'ascensore. E infatti, non posso richiamare l'ascensore. E come un cretino non ho salvato. Di nuovo. Aia. Come devo fare adesso? Qua. Saliamo. Dai. Dove è andato? Oh, sempre 4, di vita. Vabbè. Torneremo dopo per quel life seed. Ah, abbiamo la chiave della luna. La chiave della luna.
la chiave della luna qui. Ok. Sì, ragazzi, sto livello sta ancora andando avanti, eh. Sta ancora andando avanti. Scendendo di qua. Dove si va? Ah, nella... Ah, si sono buggati lì dentro, ottimo. Ah, anche voi vi siete buggati lì dentro. Cioè, ragazzi, usando esplosioni contro sti cosi. Olè. Risalendo di qua, dove si va? Ah, siamo qui. Perfetto. Tutto ha senso allora. E saltando di qua invece. Ah, un segreto. Ovvio, ovvio, ovvio. Olè, andata. Niente cuore? No. Era un segreto questo prima. Va bene. Alla fine di tutto questo bordello, però. Ok, Life Essence mi serviva. Aha. Perché non emette più suoni? Oddio, mi si saranno. Un secondo. Le cuffie. Funzionano? Però non sento più i suoni. Che diavolo è successo al gioco? Ok, aspettate un secondo, ragazzi. Controllo un secondo che cosa è successo in OBS. Intanto salvo. Ok, credo di aver risolto. Lo so che sembrerà strano, ma purtroppo è accaduto. E io vi giuro, non mi è mai accaduta una cosa del genere, che usando un programma si fosse letteralmente buggato l'audio. E non si sentiva più nulla nelle cuffie, si sentiva solo nella registrazione. Stranissimo. E io senza audio nelle cuffie non posso registrare, ovviamente, perché non sento poi i suoni dei nemici. Ok, torniamo qui. Bene, allora eravamo arrivati in questa zona qui. Eravamo scesi di qua. Oh, ok, sì. Ora. La traduzione ve l'ho messa in sovraimpressione. Ovviamente la porta da usare è questa, perché abbiamo visto il suo. Il simbolo prima. Ma se usassimo una di queste porte. Già. Capito che succede? Ok, mi sembra che questa sia la fine della mappa. Però prima di fare qualunque cosa, non usiamo gli esplosivi qui sopra, perché altrimenti il ponte esplode e poi non possiamo più attraversare. Quello lì intanto si è buttato giù. Fatti suoi. Ah. Sti dannati zombie. Vi rendete conto comunque della sfiga che mi capita a volte mentre registro? Cioè, è proprio cose assurde. Mi si era buggato l'audio nelle cuffie. Non mi si sentiva più nulla. L'altro sarà caduto. Spero di sì. Allora, qui c'è la fine del livello, ma siccome noi siamo stati bravi,
dobbiamo risalire e trovare tutta la roba che ci siamo lasciati dietro. Però queste bombe in mano mi fanno una paura, ecco. Metti che sbaglio a premere il pulsante. Allora, qui sopra siamo andati. Qui siamo andati. Allora, mi controlliamo proprio dall'inizio, eh? Così abbiamo una visione a 360 gradi dell'intera mappa. Ho trovato un segreto. Ah, sì? Quello non l'avevo per niente notato. Però. Oh, è l'armatura. Sì, ma io non ho più niente di niente, tranne il lanciarazzi. Ok. Fermi, eh. Mi raccomando, con calma, esploriamo tutto, così se troviamo. Ok, lì c'è il medikit. Quello lo dobbiamo prendere assolutamente, anche perché avevamo solo 4 di medikit, quindi. Ma proprio di valore numerico 4. Ok, la doctor's bag va bene così. Qui sotto non c'era niente. Aspetta, però. Volevo andare a vedere dall'altro lato. Ah, qui è un altro segreto questo. Un altro live seed. Quello lì però. Piano. Olè. Credetemi, non vorrei utilizzarlo questo, però. Mi ci costringono. Ah, proprio non si può più tornare lì. Sarebbe veramente un peccato, eh. No, proprio non si può più tornare. Qui non c'era più niente, ok. Adesso entriamo nella seconda porta. Cavolo, ma il life seed allora era nell'altra zona, qui. Era da qualche parte qua, allora. Oddio, questo è un altro segreto che ho trovato a caso. Che mi sarebbe stato utilissimo per quella zona lì. Ok. Piano. Ah. Dov'è il life seed, cavolo? Ce l'avevo a portata di mano e mi sono dimenticato dove fosse. Dai, dov'è? Sarebbe fantastico prenderlo, eh. No, qui ci torni qui. E non è questo quello che voglio. Proviamo ad andare di là, dai. Perché in pratica io che ho fatto? Ho aperto qua. Poi ho aperto questo, è vero. E il life seed era qui sopra, no? Però era simile a un ascensore come questo, ricordo. Era qua l'altro life seed. Ok, siamo a posto. Possiamo andarcene. Raggiungiamo l'uscita adesso. Certo, siamo a corto di colpi su qualunque cosa, eh. Non ho bombe, ho solo 4 colpi per il fucile. Però avete visto quanto era popolata sta mappa? Cioè, penso, sono scusato su questo punto di vista. Perché non ne ho sprecati. Ok. Andiamo. The Great Temple. Ma questa la vedrete nel prossimo episodio. Questa mappa ovviamente la salviamo qui. Però su Blood 7. Ok. E detto questo, ragazzi, ci salutiamo. Alla prossima, sempre qui su Blood.